Bentornati in diretta dal Palazzo Blu per il Pisa Book Festival Online, seconda giornata dedicata alla traduzione e ora lo facciamo in compagnia di Livia Franchini, che vedete seduta accanto a me, autrice e traduttrice, qui in compagnia di Veronica Raimo, che vedrete collegata, per parlare di Legami di Sangue, l'opera di Octavia Butler, che Veronica ha tradotto. Veronica, traduttrice anche di Livia, appunto, quindi diciamo un rapporto abbastanza familiare, lo vedete dalla loro conversazione. Vi ricordo che anche voi potete conversare lasciando commenti nelle chat di YouTube e Facebook della nostra diretta. Lascio la parola ora a Livia, che introdurrà Veronica. Buona conversazione. Ciao a tutti, siamo qui a parlare con Veronica Raimo, con cui quest'anno abbiamo collaborato, si direbbe strettamente se fossimo in tempi normali, ma più che altro a distanza. E siccome Veronica è anche, tra le altre cose che adesso vi vado a raccontare, la traduttrice del mio primo libro, Gusci, sono molto felice che questo contesto del Pisa Book Festival Online ci offra la possibilità di poterla accogliere nella mia città, che è Pisa, seppure in una cornice digitale. Allora, con mio grande piacere do il benvenuto a Veronica Raimo, scrittrice e traduttrice. Il suo ultimo romanzo è Miden, Mondadori. Ha tradotto tra gli altri Francis Scott Fitzgerald, Ray Bradbury e Will Eisner, ed è qui per parlarci di Kindred, o Legami di Sangue, che vi mostro, che è appena uscito per Sur, probabilmente il libro più famoso di Octavia Butler. Ciao Veronica, ciao. Ora ti vedo. Come stai? Bene. Ci sei? Allora, Octavia Butler è stata una delle più importanti scrittrici americane di fantascienza e con i suoi romanzi e i suoi racconti ha vinto più volte lo Hugo Award e il Nebula Award, i massimi riconoscimenti del mondo anglosassone per la letteratura di immaginazione. Per Sur uscirà anche una sua raccolta di racconti brevi. Ciao Veronica, entro subito a bomba e ti chiedo se ce lo introduci tu, Legami di Sangue, dato che sei... Ecco, lei che l'ha tradotto e che lo conosce meglio di tutti. Quindi ti apro così, chiedendoti di raccontarci il tuo lavoro con questo libro. Buonasera a tutti. Non è facile, diciamo, introdurre questo libro o condensarlo in poche parole. Come diceva Livia, è il libro più importante di Octavia Butler, che è un'autrice fondamentale per, appunto, all'interno della narrativa non soltanto afroamericana, ma americana, e che è una scrittrice meno conosciuta probabilmente in Italia, anche perché prima, appunto, che poi fosse riedito adesso da Sur, che è una casa editrice, appunto, che non si occupa solo di fantascienza, era stata molto spesso, no, etichettata magari soltanto come una scrittrice di fantascienza, non che l'etichetta di fantascienza sia di per sé negativa, però magari può attrarre, ecco, un pubblico più settoriale. E in realtà si tratta di un romanzo che, appunto, oggi si direbbe distopico, ma non è soltanto un romanzo che ha a che fare con una dimensione fantastica, non è soltanto un romanzo, appunto, che introduce elementi di speculative fiction, ma è un romanzo anche storico. Octavia Butler, per raccontare l'epoca della schiavitù in America, in realtà lo fa attraverso un espediente narrativo che, appunto, lo fa rientrare in questa categoria di romanzo fantastico, che è quello dei viaggi nel tempo, però con un apparato di ricerca storico enorme, e lo fa legando, appunto, due universi che sembrano lontanissimi tra di loro, ovvero l'universo della California di fine anni 70, il libro ambientato per una parte nel 1976, e il Maryland di inizio 1800, e lo fa, appunto, attraverso i viaggi nel tempo di questa protagonista Dana, che è una, nel tempo attuale, nella sua vita vera, è un'aspirante scrittrice nera, che si ritrova, appunto, catapultata in questo 1800 schiavista, e man mano capirà anche il perché, capirà che in realtà lei discende da questa famiglia schiavista. Lei, praticamente, la sua stessa origine ha a che fare con un intreccio molto problematico, un intreccio violento tra il padrone bianco schiavista e una schiava nera, quindi
tutta la sua famiglia, tutta la sua discendenza ha questa origine che è nata da un abuso, ma che al tempo stesso, appunto, come poi ci fa vedere Butler con tutte le sue complicazioni, in realtà mette in scena una correlazione, quasi una, direi, non soltanto un legame di sangue, ma un legame simbiotico tra bianchi e neri, tra schiavi e padroni. E questo in un certo senso, trasportando e mettendo in confronto dialetticamente le due realtà, quindi la California progressista contemporanea e il Maryland schiavista, ci fa vedere come in realtà i due mondi non siano separati, ma continuano ad avere una relazione e una discendenza reciproca in questo rapporto appunto simbiotico, e come questo comporti nel presente anche un'assunzione di responsabilità. E, io sono, come avrete notato, veramente pessima a raccontare le trame, e quindi non so... non mi viene da raccontare la trama, ma più l'escamotage che usa, cioè più il contesto narrativo. A me quello che interessa appunto è capire che cerca di fare poi un autore o un'autrice nei propri libri. E, la trama si snoda appunto in questi due grandi mondi, che sono appunto la California e il Maryland, e ruotano tutti intorno a questa... No, non è vero che ruotano tutti intorno a questa figura, perché... Dana, appunto la protagonista, non è soltanto la protagonista, anche la voce narrante, ed è quella appunto che si rende conto di quanto poi i due mondi siano legati, ma intorno a lei, appunto quando lei verrà catapultata in questo passato, in questo 1800, avrà intorno appunto una serie di figure che sono le figure dei bianchi, dei padroni, e anche una serie di figure di schiavi che in maniera molto, molto lucida, in maniera insomma anche molto politica, Octavia Butler rappresenta con delle personalità distinte e forti, anche probabilmente diciamo in polemica con quello che era stata una rappresentazione dello schiavismo fatto da autori e autrici bianche, in cui c'erano un po' questi stereotipi degli schiavi, un po' tutti uguali, un po' quasi dei buoni selvaggi, oppure delle persone banalmente oppresse, senza una loro identità, ma anche senza una loro cattiveria, una loro violenza. Il mondo di schiavi che racconta Octavia Butler è una microsocietà, con tutti i caratteri che si possono ritrovare in una microsocietà, quindi c'è delle distinzioni e dei caratteri assolutamente diversi l'uno dall'altro, con tutte le ambiguità che poi hanno gli esseri umani, non è che gli schiavi hanno meno ambiguità o meno forme di violenza introiettate rispetto a persone libere. Aspetto, torneremo soprattutto sull'aspetto dei rapporti di potere, e per questo voglio fare un passettino indietro verso il tuo lavoro anche come scrittrice. Proprio perché durante questo strano anno in cui abbiamo lavorato a stretto contatto, ma anche a lontano rimosso, ci siamo trovate spesso a parlare in particolare appunto di come si possono intrecciare scrittura e traduzione, e come possono, come dire, influenzare la nostra pratica creativa, e forse talvolta insomma questo atto del tradurre e l'atto dello scrivere si sovrappongono. E, vorrei fare un passettino indietro riguardo in particolare a questo framework, se vogliamo, della fiction speculativa, perché è qualcosa che ha a che fare, specialmente quando si pensa alla fiction con un aspetto speculativo, alla distopia, ha a che fare anche col tuo lavoro, che e soprattutto con il tuo ultimo lavoro, che è Miden, che anche questo è un romanzo distopico. E, vorrei parlare di come queste tematiche che hanno a che fare con il potere, con i rapporti di coercizione nella società, esplorati tramite la lente di una narrativa che, come dire, va a distorcere quella che è il reale, è importante per te. Negli ultimi anni ti sei, come dire, interfacciata con la fiction speculativa a partire dall'antologia Le Visionarie, che tu hai curato. Noi ci siamo conosciute in quel contesto perché io ho tradotto un paio di racconti sotto la tua curatela, e tu per Le Visionarie proprio avevi tradotto Octavia Butler stessa. Vorrei un commento tuo come traduttrice, ma anche come scrittrice. Che cos'è che ti interessa in particolare di questi aspetti che, come dicevi tu nell'introduzione, abbiamo considerato di genere fino a un tempo relativamente recente, che adesso stanno entrando forse anche nella letteratura, quella
letteraria e più mainstream con le serie come Margaret Atwood, pensiamo al racconto dell'Ancella. Questo legame con la fiction speculativa, che cos'è che ti interessa in particolare di questo approccio e come si è sviluppato, insomma, come filo conduttore di un po' di lavori che hai curato negli ultimi anni? Poi veniamo magari tra un momento a Octavia Butler in particolare, al tuo legame con questa particolare autrice. Guarda, in realtà è stato anche, credo, cioè, una contingenza e un processo abbastanza naturale, non è stata una scelta di appassionarmi, di dedicarmi a opere che appunto potessero rientrare in questo, nella fiction speculativa. Appunto, hai citato le visionarie che ho curato insieme a Claudia Durastanti, e quando ci siamo, appunto, dovendo trovarci anche a scrivere così una postfazione su questa antologia che poi raccoglieva, era appunto un'antologia in realtà di speculative fiction femminista, cioè, e quindi diciamo soltanto autrici, e ci rendevamo conto che appunto anche l'avvicinamento a questo tipo di narrazioni era stato, forse nasceva, ecco, più da un certo disincanto, un certo, quasi anche una certa delusione da un tipo di realismo che ci aveva affascinato molto, cioè un realismo molto, molto chirurgico, molto smart, mi verrebbe da dire, cioè un'idea, no, di rappresentare il contemporaneo attraverso anche tutti i suoi tic, attraverso appunto la capacità di descrivere dei personaggi iperconsapevoli e quindi iperinnestati nel mondo. Però era come se appunto poi queste narrazioni rischiassero di restare in qualche modo non sterili, ma asfittiche. Cioè, quando aumenti tantissimo il grado di analisi all'interno di un range realistico, quando aumenti tantissimo il grado di consapevolezza dei personaggi che loro stessi riescono quindi a parlare attraverso dei codici estremamente alti a livello, diciamo, cognitivo, dopo un po' è come se non riuscissi ad espandere di più il reale che stai raccontando. E quindi ci rendevamo conto che forse ci interessavano di più delle narrazioni che in qualche modo cercassero all'interno invece di questo reale di operare delle piccole, cioè almeno delle aperture, degli slittamenti, che appunto non stiamo parlando di fantascienza con grandi apparati tecnologici o astronavi che passano, è più un'idea di provare a slittare leggermente anche il punto di vista, di cambiare la prospettiva, di provare, no, a spostare l'orizzonte o da un punto di vista spaziale o da un punto di vista temporale e cercare di capire allora che cosa può succedere, e questo effettivamente poi può rendere un'apertura di tipo diverso. Ma all'interno di queste narrazioni io ci metto anche un autore come De Lillo, ecco, non stiamo parlando appunto di Asimov, e quindi non so, poi ci siamo anche resi conto appunto sempre curando quell'antologia e cercando di mettere insieme dei ragionamenti, a parte appunto lì erano tutte narrazioni, cioè tutto racconti scritti da donne, che però in qualche modo questo tipo di sdoganamento verso appunto una speculative fiction in qualche modo veniva più da un immaginario che si era creato nel campo visivo, nel campo cinematografico delle serie o delle serie televisive. Appunto citavi prima il racconto dell'Ancella, ma anche una serie come Black Mirror ha fortemente influenzato, credo, questo tipo di interesse anche. Adesso, non so, magari mi viene da dire quasi che stiamo già in una fase di riflusso in cui anche, no, questo tipo di narrazioni si stanno molto chiudendo, mi sembra, e no, non lo so, non voglio fare proiezioni sul futuro, però mi è sembrato che in un momento appunto anche una serie come Black Mirror riuscisse a dare, no, un'idea, un'apertura, un punto di vista diverso, una deformazione interessante rispetto al reale, quindi riuscendo anche a spiegarne degli strani snodi, delle strane insenature che altrimenti era difficile riuscire a raggiungere, e ora anche lì mi sembra che sempre di più si sta chiudendo, ecco, non so se poi anche in quel caso più uno acquista consapevolezza con i codici,
più si rischia poi di andare verso una sorta di asfissia, ma questo è un discorso ancora a parte. Certo, poi si rischia sempre ovviamente quando qualcosa riesce a, come dire, a conseguire un raggio mainstream più ampio, a diventare cultura popolare se vogliamo, come sicuramente è successo con Atwood, penso anche con Black Mirror. Succede che questi elementi, se vogliamo, rivoluzionari, noi, mi ricordo, abbiamo parlato spesso dell'elemento, dell'orizzonte rivoluzionario di un libro come Le Visionarie, no? Il cui titolo inglese era Sisters of the Revolution, dall'entrata nel mainstream al diventare, come dire, all'essere sussunti dal mainstream e si diventa un prodotto di mercato, pensiamo, senza nominare network o prodotti, come dicevi tu, a quante produzioni derivative sono uscite da un grande successo di pubblico. Eppure, per quanto riguarda, tornando a Legami di Sangue, colpisce il fatto, e magari ci puoi raccontare un po' di più di come è stata la genesi di questa particolare traduzione, che è un romanzo così importante per le identità, che va a interrogare i rapporti di potere, che va a interrogare, che hanno a che fare con l'oppressione di genere, ma anche con l'oppressione relativa al colore della pelle e di classe. Non esistesse in italiano, fosse fuori catalogo se non erro, e la traduzione che esisteva era una traduzione che risaliva agli anni 90 se non erro, e che era stata pubblicata in un contesto di fantascienza, quindi di genere, che forse limitava il pubblico che aveva accesso a questo romanzo. Una domanda che poi sono due, una domanda, magari partiamo con la genesi di questa particolare traduzione che va a prendere questo romanzo che già esisteva in italiano, lo trasporta in un contesto di quella che chiameremo fiction letteraria, quindi lo trasporta lì fuori dal suo genere, lo offre a un pubblico più generalista se vogliamo. E volevo se hai voglia di raccontarci un po' come è andata, perché so che tu sei stata coinvolta insomma in prima persona e poi da lì ti faccio la seconda parte di questa domanda dopo. Io proprio per Le Visionarie avevo tradotto un racconto di Octavia Butler e devo confessare che prima di allora non, per quanto sia un'autrice importantissima in America, non la conoscevo. Mi è piaciuto tantissimo quel racconto, ma per tutte, appunto, proprio per la poetica di Octavia Butler e anche per il modo meraviglioso in cui si complica la vita come autrice, sceglie sempre la cosa più difficile. Riesce appunto in quel racconto, che insomma è un racconto lungo, però pur sempre un racconto, anche appunto all'interno di una dimensione più limitata, no, rispetto a un romanzo, riusciva a inscenare una serie di dilemmi ed era bellissimo seguire appunto la storia della protagonista in quel caso e il fatto di trovarla in continuazione davanti a dei dilemmi che erano quasi delle aporie, per cui come lettore era veramente difficile, anche come traduttore, insomma traduttrice ovviamente, riuscire a capire in che modo esercitare l'empatia, perché qualsiasi scelta aveva delle conseguenze negative. Però questa cosa appunto era estremamente affascinante e quindi ho cominciato a informarmi di più su di lei e ho visto, come dicevi tu, che in realtà poi il suo libro più importante, Kindred, Legami di Sangue, in Italia era uscito due volte, però appunto sempre con delle edizioni così abbastanza di settore e comunque era introvabile, per cui ho pensato che una casa editrice che poteva sposare la ristampa di anche una ritraduzione del romanzo poteva essere Sur, un po' perché ho pensato al successo della Ferrovia Sotterranea, che in fondo anche lì si tratta di un romanzo al tempo stesso storico e speculativo in questo senso, che ha a che fare con la schiavitù. E poi pensavo all'editor della narrativa straniera Martina Testa, che appunto è sempre molto interessata a delle narrazioni in cui, mettiamo così, siano molto poco ombelicale, ma che appunto che raccontino delle storie attraverso la creazione di personaggi e che appunto è molto legata proprio alla fiction in questo senso, non a raccontare i fatti propri in una maniera intelligente ed elegante. E infatti poi con l'oro di Sur ci siamo trovati, abbiamo cominciato
insomma, questa, l'idea di ripubblicare non soltanto questo libro, ma anche altre opere di Butler. E quello che appunto ho visto poi condensato in quel racconto, questa, quasi questa militanza dei dilemmi morali, qui è estesa in, una, appunto, in un romanzo anche abbastanza corposo, e davvero, io non so, c'è qualcosa che sempre di più quasi mi irrita della, quando si parla di letteratura bisogna dire che la letteratura, no, è una cosa importante e sacra perché ha a che fare con il male, come se esistesse il male con la M maiuscola. Io non ho mai capito che cos'è il male con la M maiuscola. E appunto l'idea che soltanto la vera letteratura si può confrontare con il vero male, sono, no, non lo so, mi sembra un pensiero estremamente religioso. E volendo avere un approccio, diciamo, più laico alla questione, mi interessa molto di più quello che fa un'autrice come Butler, per cui non esiste il male con la M maiuscola, e la letteratura è quella che proprio cerca di dimostrare che non esiste il male con la M maiuscola, ma cerca di raccontare delle storie in cui convivono istanze continue di bene e di male, ma semplicemente anche di ambiguità congenita dell'uomo, e in cui i personaggi stessi si comportano in maniera diversa a seconda delle circostanze, a seconda di calcoli utilitaristici che possono variare da un momento all'altro, che possono variare a seconda delle contingenze, a seconda degli orizzonti di desiderio che hanno in quel momento, insomma una cosa molto più fluida, molto più elastica, e appunto quello che poi io mi aspetto dai libri è esattamente questa cosa, e ovviamente quando mi capita di tradurre una delle storie che hanno a che fare con tutti questi livelli, c'è cioè un grado di passione che sicuramente è difficile. Scusa, sto divagando un po'. E, no, non so, appunto, per me questo tipo di non so, di empatia, di passione che ho proprio nei confronti delle scelte che fa fare personaggi Octavia Butler è quasi più importante poi della resa stilistica della, insomma, della lingua in sé, ed è quello che credo mi abbia coinvolto moltissimo sia nella decisione poi di farla ripubblicare che in tutto il lavoro di traduzione. Io volevo tornare, Veronica, ora non ti vedo, ma tra un minuto credo che ti rivedrò. Credo che... Io ti vedo. Eccomi. Tu mi hai visto? Io sì. Ora, vero? Ho fatto passare qualcuno davanti. Okay. Va bene, riprendiamo da qui, ascoltami. No, mentre parlavi stavo pensando al fatto che poiché a quello che stavi dicendo tu, a questo discorso sulle ambiguità, perché è come se l'ambiguità di un romanzo che non ci dà, come dire, non ci offre una mano per comprendere qual è il personaggio a cui dobbiamo offrire la nostra empatia, e mi faceva sorridere quello che dicevi tu sul fatto che la letteratura è qualcosa che può avere a che fare con il male, con la M maiuscola, perché io ovviamente sono cresciuta in un contesto che è quello britannico, che è differente, in cui di solito il problema diventa quello che se un personaggio non ci piace, non ci crea empatia, allora abbiamo scritto un romanzo che non funziona, che poi non funziona a livello di vendite perché non c'è un eroe. Quindi è buffo che ci sia un'aspettativa in un senso o in un altro, e io sono d'accordo con te, quello che mi sembra interessante è se un libro riesce a creare nel suo lettore un senso di ambivalenza, di ambiguità, per cui, come dire, fa delle domande al lettore, chiede al lettore di schierarsi o non schierarsi da una parte o dall'altra, di prendere delle decisioni che sono decisioni politiche. E questo è un aspetto che, come dire, è centrale sia nel romanzo stesso, che è un romanzo che di politica si occupa e di identità si occupa e di potere e di oppressione si occupa,
ma anche appunto nella scelta di farlo ripubblicare in un anno che è stato l'anno delle proteste di Black Lives Matter in America, anche in Italia. E questo ruolo del traduttore, come dire, come qualcuno che appunto trasporta un testo da un contesto a un altro in un momento, come dire, topico importante per i temi che in questo romanzo vengono trattati. Io, come sai, quando non siamo in tempi pandemici, vivo a Londra. A Londra mi sono interfacciata spesso con un collettivo di artiste nere che si chiama Octavia, prende il nome appunto da Octavia Butler. Esiste una serie di podcast di spazi, come dire, spazi politici, di attivismo politico negli Stati Uniti, che si chiama Octavia Butler Try to Tell Us. E proprio la figura di Octavia Butler, con questa sua capacità di farci pensare a come è strutturata la società tramite dei criteri di sbilanciamento di potere, è un nome che è diventato, come dire, questi libri sono diventati uno strumento politico che è stato riappropriato dai gruppi politici che agiscono oggi nel presente. Niente, volevo chiederti come ti senti tu, come ti collochi tu a riguardo di questo romanzo, ma poi forse in senso più ampio, nel tuo ruolo di traduttrice, come appunto qualcuno che può aprire questi dibattiti, essendo poi proprio ai fatti in senso pratico, qualcuno che ha la capacità di trasportare dei testi che magari sono fondamentali all'interno di un dibattito che è quello italiano, dove alcuni testi magari ancora non sono stati o non hanno raggiunto lo stesso pubblico. È una domanda che è legata alla scelta di ripubblicare questo romanzo per Sur, ma è una domanda poi più ampia: come scegliamo ciò che si traduce? Ed può essere talvolta un atto politico, poi ovviamente tutti dobbiamo guadagnarci da vivere, quindi ci sono anche altre cose che facciamo, però in questo senso, con questo particolare romanzo, mi sembra che si inserisca in una tua poetica della scrittura, ma anche probabilmente in una visione politica, perché il libro, insomma, è un libro importante, è un documento importante che stai portando in un contesto in cui sempre di più c'è bisogno di fare rete proprio su queste tematiche che sono all'ordine del giorno, ecco. Sì, poi appunto, se penso che Octavia Butler stessa si sentiva in qualche modo, scrivendo questo libro, entrava in quello che lei considerava una specie di trauma rimosso all'interno degli Stati Uniti, appunto lo schiavismo, l'epoca schiavista, e non so, almeno vista da fuori, invece sembra qualcosa che continuamente entra appunto a far parte del dibattito politico in America, se devo pensare a quanto appunto possiamo aver noi rimosso, benché molto più breve, e non so, con meno morti, la storia del colonialismo in Italia. E per me appunto le questioni che lei si poneva rispetto a questa rimozione e se le poneva appunto da scrittrice nera con non so, una formazione, anche una vita abbastanza tormentata, che però a un certo punto raggiunge anche dei privilegi e quindi la capacità, la possibilità di parola, di esprimersi. E quindi a quel punto, appunto, come dicevo di prima, si crea quasi da sola delle difficoltà, è come se dovesse analizzare e mettere in campo tutte le possibili obiezioni a una semplificazione di questo grande trauma rimosso. E per me appunto anche quello è un agire politico attraverso la letteratura. Ad esempio, lei diceva che all'inizio pensava di avere come protagonista del libro un uomo, quindi che ci fosse un uomo scrittore che faceva questi viaggi nel tempo, e poi ha deciso di cambiarlo in una donna, perché effettivamente un uomo colto, istruito, con tutti gli accessori di consapevolezza del presente, trasportato in una realtà dell'Ottocento, l'avrebbero reso un uomo pericoloso, quindi un uomo che probabilmente sarebbe stato temuto. Lo stesso tipo invece di accessori della contemporaneità applicati a una donna non avrebbero avuto lo stesso impatto,
E a lei serviva un personaggio che da un lato appunto aveva un grado di capacità di analisi della situazione maggiore rispetto agli altri, ma non doveva essere temuto, doveva essere anzi una persona con una propria fragilità e anche con una capacità di tirarsi da parte degli altri schiavi, per esempio nella piantagione, una certa ostilità. Cioè lei arriva in questa piantagione e all'inizio viene accolta con molta freddezza, con molta ostilità, con molto sospetto, assolutamente non come un'alleata. E questo è già appunto un'altra questione fondamentale che affronta Butler. Non c'è un'alleanza immediata tra neri. Se arriva una nera che parla come una bianca colta e che sembra che si veste in maniera diversa, che sembra appunto in qualche modo quasi che se la tiri, che ha appunto un atteggiamento snob perché ha studiato, perché è una persona istruita, perché ha appunto un grado di consapevolezza maggiore agli altri, il primo sentimento che scatta non è quello di complicità, alleanza, ma di sospetto e di appunto quasi, no, una legge del branco che vuole farla fuori. Quindi questo è un altro livello che mette nella narrazione Octavia Butler e che per me è fondamentale anche per capire non soltanto appunto la storia dello schiavismo in America, ma anche come funzionano i rapporti di potere nella contemporaneità, appunto questa idea di solidarietà a prescindere, quando i diversi livelli di consapevolezza per forza e anche di successo e anche di appunto di ma non so di successo, di fascino, di appeal, creano appunto non delle conflittualità. E in questo caso appunto la protagonista Dana è come se dovesse in qualche modo cercare di trovare uno strano equilibrio tra la sua identità, a cui non può e non vuole rinunciare, che è quella di essere una scrittrice della California, anzi una aspirante scrittrice della California degli anni 70, e quello appunto invece di un senso di familiarità, di appartenenza con quella che è la sua storia, la storia dei suoi antenati, e è come se dovesse abdicare a una parte di sé per cui ha lottato, per cui appunto farsi una cultura, istruirsi, per lei è stata una lotta nel presente, però in quel momento deve rinunciare a quella parte di se stessa per aderire a un'altra lotta. E non so, appunto, per me riuscire a capire quanto anche in questo caso non esiste all'interno di una lotta un solo modo di esercitare anche i propri ideali, mi sembra un insegnamento politico e un modo in cui anch'io, insomma, nei piccoli e grandi collettivi a cui ho potuto aderire o ho potuto partecipare, mi rendevo conto di quanto poi le identità si creano, si trasformano e sono fatte di tantissime sfumature, anche appunto gli ideali stessi comprendono dentro di sé delle ambiguità. Domanda, forse siamo in chiusura, sì, per quanto riguarda la parte più pratica, perché abbiamo parlato tanto della complessità di tematiche, di questi appunto rapporti di potere che si incastrano l'uno con l'altro, abbiamo due contesti temporali che si sovrappongono continuamente con questo stratagemma relativamente semplice, ne parlavamo a livello stilistico, la lingua è abbastanza diretta, ma poi anche lo stratagemma, quello fantascientifico se vogliamo, leggevo un po' di recensioni sia in italiano che in inglese, e la cosa che in particolare per chi lo recensisce da un punto di vista del genere della fantascienza, e che dice in realtà questa non è fantascienza perché non viene spiegato, no? Come mai si viaggia nel tempo, quindi c'è, come dire, c'è un buco nella trama che sarebbe fondamentale se fosse soltanto un racconto di fantascienza. Però quello che questo salto temporale mette in gioco è una sovrapposizione del reale in cui appunto, come dicevi tu, una identità contemporanea si inserisce in un contesto storico. Quindi passiamo dal 1976 al 1819. E mi chiedevo, nel processo di traduzione qui, proprio sulla lingua, sulla pratica della lingua,
ovviamente c'è la lingua narrativa del romanzo, della voce del romanzo, e poi c'è la lingua del presente e la lingua del passato. Che difficoltà ti ha creato? Che tipo di lavoro hai dovuto fare per pensare di passare da un contesto all'altro? È stata una cosa che, cioè, che ricerca hai fatto? Hai dovuto, ti sei appoggiata, per esempio, credo di no, te ne ho sentito parlare altrove forse, alle traduzioni di altri che esistevano prima della tua, oppure come hai proceduto per rendere questa grande complessità poi di registri comunicativi? No, in realtà non ho letto le altre traduzioni perché non le ho trovate. Cioè, lo stile del libro in sé non è uno stile estremamente complesso, anche perché appunto Octavia Butler poi voleva che fosse un libro il più possibile accessibile a tutti, quindi c'è anche uno stile quasi da romanzo, così d'avventura. Però quello che dicevi tu rispetto ai registri, per la complicazione nasceva nel momento in cui lei si trovava a parlare appunto con gli schiavi della piantagione, cercando di abbassarsi al suo livello, al loro livello. E questa cosa ovviamente creava al personaggio stesso di Dena una serie di complessi, perché era come se appunto cercasse quasi di semplificare la sua lingua per riuscire ad essere accettata. E a me creava invece dei complessi perché no, non sapevo fino a quanto mi potevo spingere per abbassare di livello e anche aggiungere delle sgrammaticature quando parlavano gli schiavi rispetto a quando parlava lei, oppure quando lei parlava con gli schiavi rispetto a quando lei parlava con suo marito nell'epoca presente. Erano delle sottigliezze che appunto era difficile anche cogliere perché, cioè, non essendo di madrelingua inglese, ovviamente non era chiarissimo per me quanto poi per Octavia Butler fosse, insomma, quant'era il range tra questi due registri diversi, tra quello più colto e quello, insomma, più basso. E in alcuni casi appunto l'eventuale senso di colpa o autoaccusa di razzismo che si poteva fare la protagonista nel libro me lo facevo io come traduttrice, dicendo fino a quanto posso abbassare, fino a quanto posso appunto rendere la lingua degli schiavi una lingua rozza, ignorante, quanto questa cosa implica una forma di giudizio, anche appunto un'appropriazione indebita del loro modo di parlare. Non ti sa, anche. Valutare quali sono, cioè, e si ritorna al discorso del traduttore come punto di incontro tra identità e culture. Ovviamente c'è un dibattito che ha a che fare con cosa ci interfacciamo a partire dall'identità che abbiamo, però c'è anche una parte di quel dibattito è qual è il carattere di urgenza del trasportare alcuni testi in una cultura in cui quei testi non sono circolati in questo momento. Quindi che esista questo processo di negoziazione. E che sia un processo di negoziazione in cui ti sei messa in gioco tu in prima persona, mi sembra importante come persona che lavora sul test, e poi mi sembra che dia credito ancora di più al romanzo con cui ti stai interfacciando, perché quelle domande te le pone il test, te le pone come scrittrice, te le pone come traduttrice, eppure ovviamente c'è un carattere comunque di interesse, di urgenza nel poterlo portare in questa lingua, perché è un testo che è importante ed è una cosa in cui ti sei, come dite, schierata tu in prima persona. I racconti che usciranno per Sur li tradurrai tu, la raccolta di racconti? Ci racconti un pochino anche di cosa c'è nel futuro di Octavia Butler e Veronica Raimo? Ci No, stai già lavorando? guarda, dovrei cominciare credo domani, Oddio. però forse Sur non dovrebbe saperlo. No, l'ho già cominciato da parecchio. C'è un titolo? C'è un titolo, il titolo della raccolta in No, inglese? il titolo della raccolta in inglese mi stai, oddio, un momento di vuoto totale. Another story? No, non me lo ricordo. Child. Proprio Child, adesso ne figuraccia. so. Ok, e sono, No, è come. God Child, God Child. End of Stories. E raccontaci un po', insomma, cosa c'è in cantiere per quanto riguarda Octavia Butler. Questa raccolta di racconti è una raccolta che è stata pubblicata in vita o è un'antologia?
No, cioè è un'antologia che però è stata pubblicata in vita. E anche questa credo che sia già, non vorrei però errare, credo che anche questa sia già stata edita in Italia, però forse no. E tra l'altro ci sarà il racconto, quello che poi era uscito sulle visionarie. Ed è insomma, un libro abbastanza breve di tutto. E per adesso per adesso sono questi due libri in cantiere prima di pensare magari di prendere gli altri titoli. Guarda, non voglio parlare io per conto di Sur, credo che insomma dipende anche da come andranno. Ecco. Senti Veronica, ascoltami, Dimmi tu. e invece per quanto riguarda la tua scrittura, su cosa stai lavorando? Ci vuoi raccontare qualcosa? Non No. ci puoi raccontare niente. Senti, io direi che allora a questo punto ci salutiamo per adesso, a meno che non ci siano domande dalla regia. Se qualcuno... No, non c'è niente. Allora per adesso ci salutiamo e ci sentiamo presto. Grazie mille. Grazie a te. Ciao. Ciao. Grazie.